Questa storia è accaduta tanto tempo fa, quando ero poco più che una bambina e avevo 12 anni. Mi trovavo con la mia famiglia a passare le vacanze estive nella casa di proprietà dei miei nonni materni, in un piccolo paesino in provincia di Cosenza. Quella casa è un edificio del 1896, costruito dal nonno di mia madre e da noi ereditato alla morte di uno zio, che non avendo figli, ha deciso di lasciare proprio ai miei nonni la casa in eredità. Si tratta di un edificio a più piani, con all'interno due appartamenti, uno dei quali, quello di nostra proprietà, avente antistante un ampio giardino con alberi da frutto e alti cipressi. Una sera d'agosto, i miei genitori si erano recati ad un matrimonio, lasciando me e mia sorella di 9 anni a casa con la nonna. Noi due avevamo approfittato dell'assenza dei miei, come spesso facevamo d'altronde, per dormire nel loro letto matrimoniale. Ricordo che quella sera, prima di prendere sonno, fui colta da uno strano e angosciante presentimento. L'idea che da lì a poco sarebbe accaduto qualcosa di spiacevole. Io e mia sorella ce ne stavamo nel letto a chiacchierare, quando all'improvviso il nostro discorso venne interrotto da una melodia proveniente dalla stanza di nonna, che in quel momento si era alzata per andare in cucina a bere un bicchiere d'acqua. La musica sembrava prodotta da uno strumento a corda e, poiché in casa mia ne abbiamo di diversi tipi, riconobbi in quelle corde il suono del mandolino. La melodia durò circa una decina di secondi. Ricordo che aveva un sapore antico. Sembrava uno di quei componimenti musicali eseguiti durante le parate in costume a tema medievale, per evocare quelle atmosfere di un tempo, quando nelle corti antiche il menestrello con il proprio strumento si esibiva, agitando le ore dei cortigiani. Non vi erano parole, soltanto il dolce suono del mandolino. Chiesi a mia nonna, di ritorno dalla cucina, se avesse lasciato la radio accesa. Lei mi disse che era spenta. Così lanciai un'occhiata di stupore a mia sorella, chiedendole se anche lei avesse sentito la melodia provenire dalla stanza di nonna. Lei annuì. Intanto dalla camera non giungevano più né il suono della musica né alcun altro tipo di rumore. Mia nonna aggiunse dicendo che la radio non era lì, ma in soggiorno. Io e mia sorella ci guardammo dubbiose. Si trattava di una radiolina portatile che ci portavamo appresso, spostandoci di stanza in stanza. Ma quella sera, a quanto pare, non si trovava nella stanza di nonna. Mi alzai per andare a controllare di persona e, giunta là, constatai con mio grande stupore che effettivamente non c'era nessuna radio. In quel momento si trovava in cucina, ma lo scoprì soltanto il giorno dopo. Io e mia sorella continuammo a parlare di questo fatto per tutta la notte, fino a quando non tornarono i miei nelle prime ore del mattino. Non riuscivamo a capacitarci di cosa potevamo aver sentito, se non la musica proveniente dalla radio. Ipotizzammo che per via di un particolare effetto sonoro, la musica da noi sentita nella stanza a fianco provenisse in realtà da fuori casa. La prima ipotesi che facemmo fu quella di un suonatore di mandolino che si trovava a transitare da quelle parti, ma è difficile pensare ad un musicista di strada a quell'ora tarda della notte. Né si poteva pensare al fatto che fosse stato il vicino di casa, dato che non disponeva di questo strumento e, per di più, stava già dormendo. La nostra casa, già a quel tempo, aveva alle spalle un passato un po' sinistro. Innanzitutto, il giardino antistante era stato ricavato da un più ampio terreno, una volta appartenente a un convento di monaci cappuccini, poi demolito e sostituito da un palazzo nobiliare. Al momento della costruzione del palazzo, scavando nel terreno, i costruttori si erano imbattuti nelle ossa di questi monaci. Appena ereditata la casa negli anni Ottanta, mia nonna sostiene poi di aver avuto la visione di una signora, tutta vestita di bianco, affacciata al balcone del palazzo nobiliare che si scorge dal mio giardino. La signora l'avrebbe salutata con un gesto della mano, per poi svanire così come era apparsa, nel nulla. Il fatto più stravagante mi è stato raccontato da mia madre ed è risalente al tempo in cui la casa veniva abitata dai miei bisnonni.
Il giorno del parto del suo secondogenito, la mia bisnonna sostenne che lei e tutta la sua famiglia udirono in quell'occasione una musica festosa, così lei la definì, provenire da una stanza vuota della casa. Mia madre non mi seppe riferire di più in merito, ma chissà se si trattava proprio della stessa stanza da cui io e mia sorella udimmo provenire tanti anni dopo quella musica fantasma. Era una sera d'inverno del 2019. Una di quelle fredde e tristi con la pioggia che scendeva impetuosa e i tuoni che mi spaventavano un po'. Ero piccola al tempo e dormivo nella cameretta con mia sorella. Saranno state circa le 22 quando andammo a dormire e il temporale continuava a farsi sentire, disturbando il mio sonno. Per fortuna dopo un po' riuscii ad addormentarmi pensando di risvegliarmi la mattina dopo. Ma non fu così. Non ricordo che ora fosse, ma mi svegliai per il forte tuono e la caduta del mio biberon a terra. Mi sporsi con il braccio per prenderlo e quando lo presi mi girai verso il lettino di mia sorella e vidi che dormiva. Alzai lo sguardo e lo diressi verso una pila abbastanza alta di scatoloni, dato che i miei nonni si erano appena trasferiti da noi e lì sopra, seduta a gambe incrociate, c'era una donna anziana con un vestito azzurro. La riconobbi, era la mia bisnonna, venuta a mancare qualche anno prima. Aveva la testa bassa, coperta da capelli bianchi come li portava lei. Stava cantando la canzone che cantava quando avevo paura dei tuoni. Ero pietrificata. Non sapevo cosa fare. La chiamai per nome e lei alzò lo sguardo. Aveva gli occhi talmente neri, come se fossero vuoti, un vuoto terrificante. Sgranai gli occhi pieni di lacrime, mentre nella mia testa sentivo quella maledetta canzoncina ripetersi come una cantilena incessante. Volevo urlare, ma non volevo svegliare i miei genitori e i miei nonni, fino a quando quella creatura non si spostò e venne verso di me. Sobbalzai e corsi piangendo, urlando, giù dalle scale. Si svegliarono tutti e obbligai mia sorella ad uscire da quella cameretta. Non dormì per molto tempo, se non di giorno, e con mio padre che mi teneva la mano. Abbiamo poi in seguito fatto benedire la stanza, e da quel giorno non è più successo. Non so se era qualcosa di cattivo o di buono, so solo che mi ha spaventata a morte. Sono Matteo e abito in un paese di poco più di 30.000 abitanti, facente parte dei Castelli Romani, a circa 40 minuti da Roma. Voglio raccontarti la mia storia, curiosa e alquanto inquietante, riguardo la casa che affittammo dopo il divorzio dei miei genitori, ormai circa 5 anni fa, insieme a mia madre e mio fratello. Premetto col dirti che non sono mai stato un grande credente del paranormale. Ho sempre cercato, essendo una persona molto razionale, di dare una spiegazione logica a qualsiasi cosa. Ma quello che accadde dentro quelle mura ha cambiato per sempre il mio modo di vedere le cose, portandomi sempre più a credere che alcuni eventi vanno oltre la nostra umana comprensione. Arrivammo in casa all'incirca verso la fine di aprile del 2015, una bella casa posta al secondo piano di un condominio. Ci apprestammo a ritinteggiarla e a fare quei piccoli lavori di manutenzione. Insomma, quelli di routine quando si effettua un trasloco in una nuova casa. Fatto ciò, ordinammo i mobili che sarebbero dovuti arrivare nel giro di pochi giorni e fino a quel momento in casa era presente solamente la TV nel salotto con un divano letto e nient'altro al di fuori dei sanitari in bagno. Mia madre in quel periodo lavorava con il suo nuovo compagno a Cassino e quindi, spesso, si trovava a rimanere tanti giorni fuori casa avendo il suo compagno una casa lì. Mio fratello invece fidanzato stabilmente con una ragazza era solito fermarsi da lei di notte. Quindi mi ritrovavo con il dormire da solo la notte in una casa praticamente senza mobili dove il minimo rumore sembrava facesse un frastuono terribile. È qui che comincia il mio calvario, durato incredibilmente per anni,
che mi ha fatto ricredere in molte cose, oltre ad avermi fatto perdere molti chili per via del forte stress e del sonno disturbato. Già dalla prima notte passata in casa, sentivo strani rumori provenienti dalle altre stanze, come se ci fosse stato qualcuno, e passi di varia intensità. Inizialmente non ho dato peso a questo, attribuendo l'origine di questi strani rumori ai vicini del piano di sopra. I giorni passarono tranquillamente, sino ad arrivare al momento in cui arrivarono i mobili e quindi arredammo la casa per bene. Avevamo un salotto all'entrata con la cucina di fronte, sull'altro lato un bagno e appena accanto una stanza, quella che sarebbe stata la mia, e un piccolo corridoio separato da una porta dove si trovava un piccolo bagno e le stanze di mia mamma e mio fratello. Come ti ho già detto, ero spesso da solo in casa e quindi invitavo spesso i miei amici per passare le serate estive e anche loro cominciarono a chiedermi se in casa, magari nelle altre stanze, ci fossero altre persone, dato che si sentivano spesso dei passi o degli strani rumori. Ma la storia finiva con il fargli vedere che nelle camere non c'era nessuno. Dopo una di queste tante sere passate insieme, mi lavai i denti e andai a letto, dato che la mattina dovevo alzarmi presto per andare al lavoro. Qui comincia la parte più di difficile comprensione. Mi svegliai all'improvviso nel cuore della notte, perché il mio computer si accese da solo e cominciò a riprodurre casualmente la musica presente nelle mie cartelle. Spalancai gli occhi ed ebbi un brivido lungo tutto il corpo. Mi girai di scatto pensando alla presenza di una persona in casa, ma con molto stupore vidi che non c'era nessuno davanti al PC. Mi alzai di corsa per spegnere subito il computer, che stava facendo con il volume alto un baccano incredibile. E nel momento esatto in cui tolsi l'audio, con la coda dell'occhio vidi muovere la porta come se qualcuno la aprisse per uscire dalla stanza. Rimasi scioccato ed allibito. Avevo il cuore in petto che stava per esplodere. Respiravo affannosamente e avevo brividi ovunque. Mi feci coraggio e cominciai a girare per casa, accendendo tutte le luci. Ma come bene immaginerai, non trovai nessuno. Tornai a letto, ma quella sera non dormii più. Anzi, mi sbrigai a prepararmi per uscire di casa. Dopo quella notte, con successione regolare, tutte le notti accadeva qualcosa. Non saprei indicarti qualcosa di clamoroso, perché il tutto fu clamoroso e assurdo. Una notte mi svegliai sul letto completamente paralizzato, senza riuscire neanche a strillare per liberarmi, e vedevo intorno a me ombre nere, giganti, di persone che mi fissavano e parlavano tra loro. Sapevo bene che fosse una paralisi del sonno, perché ne avevo già avute, ma mai di così terrificanti. Sentivo praticamente ogni notte passi per casa. L'acqua dei rubinetti del bagno cominciò ad aprirsi da sola. Luci che si accendevano senza che nessuno schiacciasse l'interruttore. Sentivo bussare sulla porta della mia stanza e passi svelti, come se qualcuno fuggisse da qualcosa. Una notte addirittura sentii vociferare dei bambini che giocavano con una pallina matta sulla mia porta. Io ero sempre più inquieto e dimagrito a vista d'occhio, dato che ormai avevo perso la mia tranquillità e il mio ciclo regolare di sonno. Arrivai anche a portare in casa un parroco per farla benedire, ma niente, non funzionò neanche questo. Poi successe il fatto che scatenò in me la volontà di dire basta e tagliare una volta per tutte questa storia. Una sera, giocando alla PlayStation con un mio cugino, mi chiese una sigaretta e gli risposi che le avevo dimenticate in camera. Così lui mise in pausa per andarle a prendere. Mettendo in pausa, si fermò giustamente anche il sonoro della televisione e in quell'istante udimmo la voce di una bambina canticchiare una melodia bella ma molto malinconica provenire dalla mia camera. Ci si gelò il sangue, ci guardammo con gli occhi spalancati, terrorizzati, senza sapere cosa fare. E senza dirci nulla, aprimmo la porta d'ingresso e andammo via. Trascorremmo la notte a casa senza chiudere occhio, pensando a cosa ci fosse successo, sconcertati ed increduli di quello a cui avevamo assistito.
Dopo questo fatto, stanchi con la mia famiglia, decidemmo finalmente di trasferirci altrove. E finalmente, da un anno a questa parte, sono riuscito a riacquisire la mia serenità, dormendo tranquillamente e senza più quegli strani avvenimenti che mi avevano perseguitato. Durante il trasloco alla mia nuova casa, spostando il mio letto in una camera sempre pulita, in ordine, trovarono come un mucchio di grossi mosconi, alcuni morti ed alcuni vivi. Se fino al giorno prima ci avevo dormito, come avevo fatto a non accorgermene?